Secondo me ci sono almeno tre buone ragioni per cui chi progetta la mostra deve avere almeno, adesso un'infarinatura è una parola brutta, però un minimo di attitudine, diciamo così, al marketing e alla comunicazione, ma in realtà neanche un minimo, dopo vedremo perché. Quindi secondo me ce ne sono tre di ragioni. La prima ragione riguarda proprio voi personalmente come professionisti. La seconda ragione riguarda voi come professionisti all'interno di un team, di una struttura che è proprio quella che si occupa dell'organizzazione, della realizzazione del progetto. E andando avanti, la terza ragione è proprio quella che lega il progetto al marketing e alla comunicazione, non solo a chi, come dicevamo prima, spesso e volentieri le mostre sono un flop perché chi progetta non è capace di dialogare con chi poi la mostra la deve raccontare. Quindi questa è la terza buona ragione, ma non è solo questa, è anche proprio intrinseca al progetto, perché oggi, e poi magari nelle prossime lezioni lo vedremo, il marketing e la comunicazione spesso e volentieri è proprio intrinseco al progetto, parte da dentro al progetto, il progetto stesso a volte dall'interno che comunica, ci sono degli elementi che possono interagire con le persone e stimolare le persone a raccontare autonomamente la mostra. E quindi questo è auspicabile che sempre più si faccia con le tecnologie che sicuramente conoscete tutti, con tecnologie multimediali, interattive, eccetera, eccetera. Però è auspicabile che sempre di più la comunicazione riesca a essere stimolata proprio dal di dentro della mostra e si inneschi una sorta di passaparola autonomo dei visitatori. E quindi questo ovviamente, se chi fa il progetto non ha questa attitudine, questa capacità di immaginarsi quello che succederà dopo, ma si ferma solamente al design, alla sua masturbazione mentale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere la mostra, allora non riesci a innescare questi meccanismi.